l'evento o l'esperienza o la fede nella risurrezione di Cristo. Quindi abbiamo una convergenza illuminante che però, come dire, sta nelle cose stesse, ecco, non è un contenuto dogmatico da accettare o da rifiutare, ma diventa una struttura profonda della nostra esperienza. Giuseppe Fornari, quando raccontiamo di arte, seppur in questa conversazione con una angolazione del tutto singolare, desideriamo raccontare un'opera d'arte. Lei quale opera d'arte ci vuole far vedere con le sue parole tra quelle che lei ha raccontato nel suo libro? Ma diciamo, la scelta ovviamente non è facile. Ma io spenderei una parola per l'opera di Caravaggio, che forse amo e ammiro di più e che è un capolavoro secondo me ancora non adeguatamente riconosciuto per il suo effettivo valore, e mi sto riferendo alla Resurrezione di Lazzaro, che si trova nel Museo Regionale di Messina e che è la rappresentazione secondo me in assoluto più straordinaria di questo episodio tratto dal Vangelo di Giovanni, in cui Caravaggio fa una riflessione profondissima sul significato della morte, sul significato della risurrezione. La risurrezione di Lazzaro nel Vangelo di Giovanni è una anticipazione di quella che sarà, che ancora però non si conosce, la risurrezione di Cristo. Ovviamente è un'anticipazione parziale, Lazzaro risorge per morire ancora una volta, ma questo viene letto nel Vangelo di Giovanni come l'anticipazione di una risurrezione che consiste nell'ingresso in una vita definitiva. Ecco, Caravaggio medita su questo episodio religioso e lo fa anche con una competenza teologica, ma senza escludere nulla del dramma della morte. Quindi la resurrezione di Lazzaro, che si trova a Messina, è una delle pochissime raffigurazioni di questo episodio e diciamo di un evento di resurrezione che non vuole nascondere né abbellire il mistero abissale della morte. Per questo motivo credo che sia forse il capolavoro assoluto di Caravaggio. Tra l'altro, premetto sempre che di arte non me ne intendo, c'è solo una dose di curiosità e basta. Questo quadro ha un tratto diverso dal Caravaggio che tutti quanti noi conosciamo, no? C'è sempre quel grande realismo veramente magico, artistico, delle luci, delle ombre, ma qui il tratto è molto diverso da quello che pensi, che quando io ho buttato l'occhio su questo quadro mi è venuto in mente, abbiamo citato prima Goya, alcune pitture nere di Goya, niente meno, no? Proprio, cioè, ho trovato un parallelismo tra le due scritture artistiche straordinario. Certamente la risurrezione di Lazzaro, come altri capolavori dell'ultimo Caravaggio, contiene in nuce, contiene in sé gli sviluppi più importanti della pittura europea degli anni successivi, anche dei secoli successivi, ma pensiamo al rapporto fra questa tecnica chiaroscurale così, come dire, così tormentata, che rinuncia volontariamente a tutte le capacità di avvilimento e di seduzione che potevano venire a Caravaggio dal perfetto padroneggiamento delle tecniche pittoriche. Pensiamo ad un pittore come Rembrandt, che sicuramente a sua volta è stato influenzato da Caravaggio. Quindi abbiamo una pittura che racchiude in sé il germe del futuro, ma vorrei sottolineare non tanto per una abilità stilistica, quanto per una ricerca strema della verità, di questa verità che include in sé il dramma e lo comprende nel doppio senso della parola, e che quindi non si può ridurre a un semplice fatto stilistico. Ecco, questa direi è la verità di Caravaggio, è la ricerca della verità, e questa verità siamo noi.
Bello chiudere questa conversazione con queste frasi. La verità siamo noi, per il libro La verità di Caravaggio, con una copertina che è sicuramente anche qui tutta da vedere, con un equilibrio grafico veramente pregevole. Nomos Edizioni è per l'appunto la casa editrice del libro che noi abbiamo attraversato insieme con l'autore, il professore di storia della filosofia all'Università di Bergamo, Giuseppe Fornari, che ancora una volta ringraziamo. Buona giornata. Grazie a voi. Buongiorno. Buona giornata a lei.